Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Buonasera, benvenuto Maurizio Belpietro, direttore della Verità. E buonasera, benvenuto Gianrico Carofiglio, scrittore. Buonasera. Allora, sentite da giorni, no, che tutti a parole invocano la concordia, l'unità nazionale per la ricostruzione post-coronavirus. Ma forse Conte e Salvini perseguono obiettivi troppo diversi per volerla davvero. Subito dopo la pubblicità. Antonio Padellaro, tutti invocano la concordia, un clima di unità nazionale a parole, no? Per la ricostruzione post-coronavirus, ma una vera collaborazione probabilmente non la vuole Conte, determinato a guidare lui la fase della ricostruzione, e forse non la vuole neanche Salvini, determinato a raccogliere i dividendi di una rabbia sociale crescente. È così? Allora, la concordia ovviamente è cosa buona e giusta, soprattutto in un momento come quello che sta vivendo l'Italia, e le parole del Presidente della Repubblica vanno accolte con tutto il rispetto e la considerazione possibile e immaginabile. Il punto qual è? È che, trattandosi di un dialogo tra il governo, di un presunto dialogo tra il governo e l'opposizione, si presume che il governo parli con una voce sola, che in questo caso, bene o male, è la voce del Presidente del Consiglio, che ha i suoi problemi, ma comunque diciamo è il frontman della maggioranza, del governo, e che l'opposizione parli con una voce sola, ma soprattutto dica qualcosa che unifichi i tre pezzi dell'opposizione stessa. Faccio un esempio per dire che l'opposizione non mi sembra così compatta, che riguarda i finanziamenti europei. Allora, sappiamo che nei giorni scorsi il presidente di Confindustria, attaccando il governo, dicendo che ha fatto più danni del Covid, ha detto che bisogna mettere subito in campo i 36-37 miliardi del MES. A domanda fatta a Salvini sul MES, Salvini ha detto manco per niente, anzi anche il recovery fund è qualcosa che non va bene, perché l'Europa ci ha sempre dato delle grandi fregature, sintetizzo. La stessa domanda è stata fatta a Giorgia Meloni, la quale ha risposto: io sono favorevole al recovery fund, l'importante è sapere quando ci danno i soldi e quanti soldi sono. Quando è venuto il momento di Silvio Berlusconi ha detto: prendiamo tutto quello che l'Europa ci offre, prendiamo il MES, il recovery fund e tutti gli altri finanziamenti. Allora, la domanda è questa: ma come fa il governo a dialogare con un'opposizione che almeno tre opinioni diverse sul problema fondamentale che è quello dei finanziamenti europei? Te la giro a te la domanda, Maurizio Belpietro. Come fa il governo? Perché è vero che intanto in questa fase probabilmente il miglior alleato dell'Italia è l'Europa, nonché anche la Banca Centrale Europea, no? Che oggi attraverso la sua Presidente Christine Lagarde ha detto che il quantitative easing, quindi l'acquisto di debito pubblico di un paese anche come l'Italia, continuerà se necessario. Però perché la destra su questo non riesce a parlare con una voce sola, e comunque Salvini e Meloni sono sempre negativi? Ma innanzitutto forse sì, la BCE in questo momento sta aiutando
l'Italia, perché sta comprando, ha deciso addirittura di mettere in campo altri 600 miliardi e ha chiarito che molti di questi soldi verranno utilizzati proprio per comprare titoli dei paesi in difficoltà, insomma più colpiti dal Covid. Ma ho la sensazione che sì, certo il centrodestra è diviso soprattutto sul MES, sul Recovery Fund. Ci sono delle opinioni discordanti, perché Berlusconi la pensa in un modo, mentre Salvini e la Meloni in un altro, quindi è difficile trovare una linea di intenti, ma anche il governo ha delle idee un po', insomma non sono tutti d'accordo, un pezzo dei 5 Stelle la pensano in un modo, il Presidente del Consiglio dice che però no, il MES non lo utilizza e continua a ribadire questa cosa, però forse vorrebbe, allo stesso modo il PD invece è favorevole all'utilizzo dei fondi del MES. Quindi in questo momento non c'è una linea comune, non c'è nell'opposizione, ma non c'è neanche al governo. Dialogare e trovare un punto d'intesa è difficile. E poi ricordiamoci, ci sono stati degli strascichi anche molto pesanti e ci sono tuttora questi strascichi. Conte anche nel suo intervento, anche nella conferenza stampa di ieri, poi alla fine il centrodestra non è che cerca di trovare un modo per blandirlo, per trovare un punto d'intesa. Sì, parla di tavoli, ma non ha molta voglia di dialogare. Cioè, forse questi mesi hanno segnato, i mesi precedenti, la rottura del governo, hanno segnato la storia politica del paese. E allo stesso tempo anche il rapporto con, per esempio, con Confindustria, che è un nuovo presidente, comincia a diventare complicato, perché l'attacco è abbastanza pesante. Insomma, mi sembra difficile trovare la concordia, visto che il titolo è La concordia impossibile. Caro figlio, lei è d'accordo con questa analisi? Perché è un po' l'impressione che si ha, che il clima di unità nazionale, la concordia, sia un obiettivo impossibile da raggiungere, perché ci sono troppi interessi diversi in campo e troppi interessi contrastanti, no? Sì, temo di sì. A me piace citare una frase che normalmente viene attribuita a De Gasperi, ma in realtà era di un predicatore americano del secolo XIX, Arthur Freeman Clarke. La frase la conoscono in molti e suona più o meno così: un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni. Ora, io non so se Conte sia uno statista, mi piacerebbe che ce lo dimostrasse, ovviamente per molte ragioni, perché il governo da lui guidato, pur con tutte quante le riserve del mondo, per molti aspetti corrisponde a diversi miei punti di vista, lo scopriremo. Dobbiamo chiederci se ci sono statisti dall'altra parte. Faccio un'altra digressione. Mai avrei creduto nella mia vita di dover essere d'accordo con 4 o 5 dichiarazioni di seguito di Berlusconi, ma è accaduto anche questo fatto nelle ultime settimane. Tutto questo è bizzarro. Ma a parte Berlusconi, che al momento dirige una forza minoritaria di tipo di destra liberale, quella con la quale, depurata dalle questioni personali del suo fondatore, forse uno preferirebbe avere a che fare, ma se guardiamo gli altri soggetti che popolano il territorio del centrodestra, e senza voler fare interpretazioni di tipo psicologico, per capire se c'è una prospettiva di concordia, se c'è una prospettiva di collaborazione per il bene del paese e dunque delle prossime generazioni, dobbiamo stare ai fatti, cioè dobbiamo guardare i comportamenti e verificare se da questi comportamenti emerga o meno un'attitudine alla responsabilità. Ora, noi non abbiamo il tempo di fare una elencazione dettagliata di comportamenti degli ultimi mesi, ma abbiamo per fortuna un episodio recente, cioè quella manifestazione del 2 giugno, che non richiede particolari commenti. Se uno vuole indagare, riflettere sul senso di responsabilità dei due leader, dei due principali partiti del centrodestra, basta che guardi le immagini di quella manifestazione e la risposta purtroppo viene da sé. Ricordiamo, sono le immagini di questa manifestazione, in particolare quella di Roma di martedì 2 giugno, in cui altro che assembramenti e altro che rispetto delle misure di sicurezza, quindi distanziamento sociale, uso delle mascherine, niente di tutto ciò abbiamo visto, e quindi sì, abbastanza inquietante, tanto da indurti Antonio Padellaro a scrivere che la piazza del 2 giugno ci consegna la foto di una destra accaldata, inconsciente, confusa e incasinata, dove ognuno fa come gli pare, e queste sarebbero le
divisioni all'interno del centro della destra di cui abbiamo già parlato, ma questa destra comunque sta raccogliendo i dividendi della rabbia sociale o sta soffiando sulla rabbia sociale, sta gettando nuova benzina su questo fuoco? Allora, diciamo subito che il centrodestra in Italia, secondo gli ultimi sondaggi, ha quasi il 50% dei consensi dei cittadini italiani. Quindi stiamo parlando di un'opposizione molto forte e, devo dire, molto importante nel quadro repubblicano. Per cui è un'opposizione che si vorrebbe non solo coesa, ma anche più ordinata, che avesse le idee più chiare. Allora, io non tornerò sulla piazza dell'altro giorno, anche perché io credo, per non gettare la croce addosso a Meloni o a Salvini, che anche loro si siano trovati impreparati di fronte, cioè non l'abbiano preparata bene su questa manifestazione. Può succedere, speriamo che non ci siano altre conseguenze, ma il punto è un altro. Il punto è che l'opposizione oggi dovrebbe, magari con una voce sola, al di là delle questioni Europa eccetera, proporsi come un'alternativa, e per proporsi come un'alternativa dovrebbe dire, fare una proposta e un progetto in alternativa a quello di Conte. Per esempio, Conte va malissimo, secondo l'opposizione, va buttato giù. Ma va buttato giù con nuove elezioni? Va buttato giù con un nuovo governo di unità nazionale, eccetera? Va buttato giù con Draghi? Secondo, questa opposizione, sul piano della visione, perché si rimprovera sempre al governo di Conte non avere una visione, sul piano della visione dei prossimi anni del nostro paese alle prese con i problemi che sappiamo, cosa propone? Cosa dice? Perché in piazza, al di là di quello che abbiamo visto, appunto le mascherine eccetera, io ho sentito soltanto alcuni insulti, non da parte di Meloni e Salvini, per carità, ma insulti, Conte vai a quel paese, eccetera, eccetera. Ma non è questo il modo con cui un'opposizione importante dal punto di vista numerico può dare un contributo al futuro di questo paese. E concludo dicendo che la maggior alleato di Conte è l'opposizione. Cioè Conte paradossalmente sta in piedi perché ha un'opposizione di questo genere. Maurizio Belpietro, sei d'accordo? E quando tu scrivi se Conte non molla il volante andiamo a sbattere, allora, e mi rifaccio anche alla domanda che ha fatto prima Padellaro, a chi dovrebbe mollare questo volante e questo passaggio come dovrebbe avvenire, con delle nuove elezioni, ma soprattutto a chi lo dovrebbe mollare? Dovrebbe mollare il volante a qualcuno che lo sappia tenere e che sappia tenere la macchina in strada. Non mi sembra che abbia dimostrato di saperla tenere. Ha fatto non so quanti decreti, ha fatto non so quanti provvedimenti in questo periodo, prima il decreto rilancio, adesso addirittura il decreto, cioè vuole fare il piano rinascita, che già nella definizione devo dire getta un certo sconcerto, perché ricorda il piano rinascita di qualcun altro, di Licio Gelli. Quindi già devo dire hanno scelto il nome sbagliato se volevano fare, ma al di là dei nomi che poi sono secondari, ma se, perché a me sembra surreale questo dibattito, ma scusate, ma se le cose vanno così bene, se Conte è così bravo, ma se, siccome hanno i numeri in Parlamento, facciano il governo che vogliono, perché vogliono la Concordia, vogliono un'opposizione? Ma poi anche qui, ma perché tutte le volte qualcuno vuole scegliersi l'opposizione che ritiene utile, che piace all'altra parte? Cioè a sinistra vogliono scegliersi l'opposizione, vogliono decidere loro cosa deve fare l'opposizione, come si deve comportare, che cosa deve dire, non manifestare il 2 di giugno, mi raccomando, per favore non lo facciamo. Cioè è un dibattito surreale. Se in Italia le cose funzionassero splendidamente,
Beh, non ci sarebbe. Sì, l'opposizione sta all'opposizione e non si preoccupa, non ci si deve preoccupare di nulla, ma siccome evidentemente la situazione non è questa, qui non si tratta di soffiare sul fuoco, qui si tratta di difendere un'economia che è fatta da esercenti, artigiani, piccole imprese, alberghi che non riescono a riaprire, ristoranti che non riescono a riaprire. Ma io non so, io non so voi, ma io abitualmente giro per la città a piedi e mi guardo in giro e mi rendo conto di quante attività non siano state aperte. Perché non sono state aperte? Dopo che era stato promesso l'arrivo della cassa integrazione, l'arrivo del finanziamento, della liquidità addirittura strepitosa che venne annunciata dal Presidente del Consiglio, e adesso si parla di un piano di rinascita. Ma dove sono le proposte di questo piano di rinascita? Voi le avete viste? Le avete capite che cosa vuole fare? Vuole ridurre le tasse? Vuole dare liquidità alle imprese? Cioè, l'unica proposta che alla fine viene fuori è stata: indebitiamo le imprese, le mandiamo dalle banche, così si indebitano, ottengono dei soldi e vanno avanti un po'. Ma vi sembra una proposta seria? Allora... Certo che se tiene il volante così ci porta a sbattere, anzi ci fa uscire di strada. Sì, c'è anche chi pensa che se fossimo nelle mani di Salvini saremmo già andati a sbattere da tempo. Allora, diciamo, però, questo, e questo anche per venire alla tua analisi su perché se tutto va così bene la sinistra vuole scegliersi la destra di opposizione, eccetera, eccetera. Diciamo che in Italia la rissosità della politica è proverbiale, non abbiamo visto anche in altri paesi certo. europei che diciamo l'opposizione, che fosse di destra o di sinistra, ha cercato di collaborare con il governo in una fase di grandissima difficoltà, caro figlio, perché non allora certo uno si chiede quanto è colpa del governo Conte, quanto è colpa del coronavirus la situazione che stiamo vivendo, perché certamente il piano di rilancio post coronavirus è un po' troppo vago, quello che ci ha presentato Conte ieri, no? Con ancora stiamo lì a parlare di stati generali dell'economia, e, insomma, forse c'è troppa poca concretezza. Beh, ammetto che quando sento parlare di stati generali, un'espressione purtroppo ormai abbastanza abusata, mi preoccupo un po' anch'io, però al di là dei difetti della comunicazione di questo governo, ne abbiamo già parlato e concordo sul fatto che la scelta della parola rinascita per le evocazioni che implica è un po', come posso dire, imprudente. Ma a parte questo, che al momento è un dettaglio, la questione, se posso provare a fare un ragionamento un pochino più articolato, ha a che fare con la natura dell'azione politica di molti attori che si muovono sulla scena appunto della politica italiana. Tempo fa mi è capitato di scrivere una cosa su quelle che secondo me erano le caratteristiche di un buon politico. In primo luogo la capacità di riconoscere le proprie legittime ambizioni, cioè non dire io lo faccio perché sono mosso esclusivamente dall'amore per gli altri e dal desiderio di fare il bene comune. Sono mosso anche da questo e da una legittima ambizione personale. Detto questo, qual è la linea di confine per tenere in equilibrio la legittima ambizione personale e la prospettiva più ampia, quella del bene pubblico? Beh, è abbastanza semplice, è quella di verificare ogni volta che la legittima ambizione personale, il fatto personale, si mette di traverso per il perseguimento del bene pubblico, allora non va bene. Un buon politico, non dico neanche un vero statista, ma un buon politico munito di una qualche struttura etica, di senso degli obiettivi, perché collocati in una costellazione morale, è capace di fermarsi quando la sua ambizione personale va a travolgere la prospettiva della collettività. Ancora una volta, questo è un criterio di lettura. Tutti quanti noi possiamo osservare i comportamenti di taluni politici e verificare quanto le loro affermazioni e la loro azione politica siano dettate da sostanziali ragioni di interesse pubblico oppure mediocri ragioni di battaglia politica personale o collettiva, che è la stessa cosa, nel senso di una parte. Allora, scendendo giù velocemente dal territorio un po' alto di queste riflessioni generali a questioni concrete, c'è un problema serissimo e ci sarà un problema serissimo in autunno con l'economia, e si possono discutere
le più diverse soluzioni, ma tutti quanti sono d'accordo sul fatto che una delle possibilità di scongiurare il disastro sociale che potrebbe arrivare in autunno è inserire, iniettare nel sistema grandi somme di denaro per le opere pubbliche, per le imprese, per le famiglie, denaro che deve essere speso, che faccia muovere l'economia e faccia rinascere, diciamo così, la spina dorsale produttiva di questo paese. C'è qualcuno che ti vuole dare quel denaro a un prestito praticamente a tasso zero, come se ci fosse un privato, lasciate perdere l'Europa, un privato ricchissimo dice all'Italia: guarda, io voglio darti 40 miliardi, questi 40 miliardi me li devi restituire perché non te li voglio regalare, ma me li devi restituire tasso zero in 10 anni. E c'è qualcuno che dice no, non li vogliamo perché non ci piace la faccia di questo privato, nella specie non ci piace che sia l'Europa, poi sono risibili gli argomenti dell'Europa, non ci fidiamo. Guardate che quando si fa un contratto o quando viene erogato un prestito, le clausole vengono indicate, e nel caso specifico sono già state indicate, e naturalmente le clausole per usufruire di quei 37 miliardi non prevedono, anche se si continua a intorbidare l'acqua del dibattito sul punto, alcuna condizionalità, come si dice con orribile espressione, diversa dal fatto che devi restituirli in 10 anni. Ecco, ma quello che lei sta dicendo, caro figlio, e torno a te Antonio Padellaro, richiederebbe appunto delle decisioni da parte di Conte e del suo governo. Nel caso specifico, ricorrere sì o no al Fondo Salva Stati, al cosiddetto MES. Sappiamo che il governo è diviso su questo. Quando caro figlio dice che bisogna immettere tanta liquidità per rilanciare le infrastrutture, per esempio, ne avremmo tanto bisogno, bisognerebbe anche capire se dobbiamo ancora fare la battaglia su tanti megaprogetti che i 5 Stelle non vogliono, oppure se si sono chiariti le idee, insomma. Quando Conte anche ieri si è scusato perché ad alcune categorie i soldi non sono ancora arrivati o sono arrivati in ritardo, però ha anche detto che alcuni apparati dello Stato non erano pronti, ma lo Stato non è anche lui il Presidente del Consiglio. Assolutamente sì. E infatti io penso che il vero problema di Conte sia proprio questo. Il fatto che una serie di provvedimenti che sono stati varati già da alcune settimane non hanno fatto ancora vedere il loro effetto sulle categorie più disagiate del paese. E questa non è una piccola cosa, e non si può dire l'apparato dello Stato non era pronto, perché se non è pronto l'apparato dello Stato si ricorre a provvedimenti straordinari. È stato annunciato un altro decreto che riguarda la semplificazione, per carità, aspettiamo tutti con il cuore aperto, pieno di speranza, però insomma il passato ci ha detto che tutti questi provvedimenti non hanno risolto nulla. Allora, quello che io mi sarei aspettato da tempo da Conte era proprio questo: siamo in un'emergenza e occorrono strumenti di emergenza per far arrivare questi benedetti soldi a chi ne ha bisogno. E attenzione, al di là dei massimi sistemi, arriveranno i 172 miliardi dall'Europa, magari, speriamo, il MES eccetera, il vero banco di prova del governo Conte, che secondo me ha superato il primo tempo, che era quello della malattia, del modo con cui è stata affrontata la malattia, il secondo tempo, che è quello decisivo non soltanto nelle partite di calcio, è quello che ci dirà se nei prossimi mesi questi soldi arriveranno al paese, perché se non arrivano al paese sono guai non soltanto per Conte ma per tutti gli italiani. Scusami Lili, volevo soltanto dire una cosa a proposito della parola, del termine rinascita, perché sono parole, va bene rinascita, P2 eccetera, P2. Ma rinascita era anche un settimanale prestigioso del Partito Comunista su cui scrivevano i segretari di partito. Insomma, non fermiamoci alle parole e neppure fermiamoci, secondo me, ai pregiudizi. Vediamolo Conte alla prova dei fatti nelle prossime settimane e lo giudicheremo. Belpietro, tu lo hai già giudicato, perché appunto quando dici che dovrebbe mollare il volante perché sennò andremo a sbattere. Diciamo che quando l'opposizione, quando Salvini
dopo che l'aveva detto Zaia in un'intervista oggi al Corriere della Sera, dice che quel piano di rinascita, di ricostruzione, di rilancio del paese post-coronavirus enunciato ieri è un libro dei sogni. Ma quando Salvini propone allo stesso Conte, sì, noi collaboriamo, cominciate dalle nostre proposte di legge sulla sburocratizzazione e sulla flat tax, anche questo è un gran bel libro dei sogni, no? Perché non si capisce come realizzare tutto questo in un tempo molto rapido. Ecco, premesso che al governo c'è Conte, e se Conte vuole, come sentivo prima caro figlio dire, perché non si prendono i soldi, ma se Conte vuole prendere i soldi, ha una maggioranza, sta al governo, prenda i soldi del MES, prenda i soldi del Recovery Fund. Gli altri potranno anche dire che è sbagliato, che il contratto non va bene, che si rischia di prendere dei soldi da qualcuno che poi ti imporrà delle condizioni. Ma se sei al governo e hai i numeri per governare, fai quello che devi fare, altrimenti non stare al governo. Cioè è molto semplice, è logica. Il problema è che non è così. Si vorrebbe sostanzialmente prendere i soldi, farsi votare dall'opposizione che non vuole il MES e non vuole il Recovery Fund e a questo punto continuare a rimanere al governo anche se un pezzo dei 5 Stelle, anzi forse tutti i 5 Stelle, non vogliono. Questo è il tema. Così come Padellaro prima citava Rinascita, so benissimo che Rinascita era una rivista del Partito Comunista, ma questo non è una rivista, si chiama Piano Rinascita, Piano di Rinascita, e Piano di Rinascita lo usò Licio Gelli, e questa è la realtà. Poi è ovvio che non ci dobbiamo fermare alle parole, infatti l'ho accennato dicendo sono parole. La sostanza è che dentro il piano di rinascita non c'è niente, libro dei sogni. Certo che tu puoi dire io vorrei fare delle belle cose, adesso voglio fare gli stati generali. Gli stati generali, io che ne ho seguiti alcuni, so benissimo che sono un modo per raccontarsi tante belle cose, poi in realtà non si decidono, si fanno delle lunghe discussioni, ma le decisioni, noi qui abbiamo bisogno di decisioni invece, e abbiamo bisogno in fretta. Chi sta al governo si deve assumere la responsabilità di decidere. Cioè, quando prima si diceva i provvedimenti non arrivano, i provvedimenti, pensate a un provvedimento che a me non sembrava indispensabile, come per esempio quello dei monopattini. Cioè, ancora oggi la gente è andata a comprarsi le biciclette elettriche, i monopattini e così via, ma ancora oggi non esiste il portale su cui iscriversi e chiedere il rimborso della fattura. Quindi, risultato, non si sa quando si riavranno questi soldi, sono stati promessi, qualcuno ha comprato delle cose, quindi ha speso, ma non c'è la realtà è che poi gran parte della nostra industria non si regge su quello, si regge magari su altre cose, anche sulle automobili, ma su quelle non è arrivato nulla. Il libro dei sogni, anche il libro dei sogni, l'opposizione dice togliamo la burocrazia. Bene, siccome sono d'accordo tutti, mi pare sia d'accordo anche Conte che vuole fare un decreto semplificazione, beh, faccia domani mattina un incontro rapido con tutti quanti, accerti le proposte, decida quelle che gli vanno bene del centrodestra e quelle che invece non gli vanno bene e poi faccia un decreto per fare la semplificazione. Lo stesso vale per le tasse, se si annuncia di voler ridurre le tasse ma poi in realtà si capisce che non c'è nessun piano per ridurre le tasse, beh, allora si sta soltanto prendendo in giro qualcuno. Cioè, l'opposizione può fare le sue proposte, ma tu che stai a Palazzo Chigi devi prendere le tue decisioni e le tue responsabilità di fronte al Paese, che non sono le promesse. Rapida replica, Padellaro? Sì, va bene, non c'è dubbio. Io credo questo, che visto che stiamo parlando di concordia, cioè di concetti astratti, no? Io credo che bisognerebbe avere tutti quanti, a cominciare da me, non faccio lezioncine, quella onestà intellettuale per dire che non è che tutto quello che fa l'opposizione fa schifo e oppure che tutto quello che fa Conte fa schifo, perché noi siamo di fronte a un dibattito, devo dire soprattutto giornalistico, e non soltanto giornalistico, una volta si sarebbe detto ideologico, cioè praticamente si dà per scontato che tutto quello che fa l'opposizione appunto va al macero. Io non sono convinto di questo, penso che ci siano delle proposte buone anche
anche da parte di Salvini, perché no? Sono d'accordo quando dice Belpietro si confronti per esempio sulla semplificazione burocratica, ma è possibile, chiedo a Belpietro, che non ci sia nulla di quello che ha fatto Conte, soprattutto durante una catastrofe senza precedenti nella storia, non ci sia nulla che vada bene, che tutto quello che fa Conte è sbagliato, che Conte è una iattura che è caduta come un meteorite sul nostro paese? Ma chiedo, mi chiedo, è il modo di discutere? È il modo di discutere, devo ridare la parola a Maurizio, ma rapidissimo. Telegrafico, ma io non dico che sia un meteorite cascato sulla Terra, anzi anche perché ce l'hanno portato i 5 Stelle, dico semplicemente che non credo che la sanatoria degli immigrati fosse la cosa più urgente, prova ne sia che dopo aver dibattuto, discusso, approvato, pianto anche in Consiglio dei Ministri, sapete quanti sono quelli che fanno la domanda per avere la sanatoria? Poche centinaia di persone, quindi quelle 600.000 persone su cui abbiamo discusso per settimane, vi sembrano una cosa seria? Io penso di no, io penso che più serio fosse qualcos'altro, e cioè dei provvedimenti economici per tutti quei ristoranti, tutti quei negozi che non hanno la possibilità di aprire. Poi non penso che Conte faccia tutto male, penso che alcune delle cose che deve fare bene non le faccia. Ecco, dovremo ancora discutere a lungo, ma io adesso invece voglio farvi vedere il punto, perché... Una cosa interessante è cambiata nella percezione degli italiani, il loro rapporto con la sanità pubblica. Guardate. Dopo anni di tagli nel bilancio dello Stato, con l'emergenza coronavirus si è scoperto quanto sia importante l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Interpellati da Demopolis, 2 italiani su 3, pensando agli ultimi mesi, promuovono le strutture ospedaliere per il modo in cui hanno affrontato l'emergenza. Molto più critico, invece, è il giudizio sui servizi e le strutture di medicina territoriale, valutate positivamente da appena il 38% e ritenute insufficienti da più di 6 intervistati su 10. Il 72% dei cittadini guarda con favore alla proposta di riorganizzare la medicina territoriale, per garantire in prospettiva anche un'efficace assistenza a casa, riducendo i ricoveri in ospedale. L'analisi di Demopolis mette in evidenza anche un altro dato. Per timore del Covid, il 67% degli italiani negli ultimi 3 mesi ha rinviato o rinunciato ad esami, accertamenti diagnostici, cure dentistiche, visite mediche e specialistiche, il tutto non senza conseguenze per la salute. Quasi l'80% intende vaccinarsi non appena sarà pronto e disponibile il vaccino per il Covid-19. Il 9% sa già che non lo farà. Ma il dato forse più rilevante è che, secondo l'istituto diretto da Pietro Vento, la fiducia degli italiani nel Servizio Sanitario Nazionale è cresciuta in un decennio dal 53% del 2010 al 58% del 2018 fino al 75% di oggi. La richiesta di investimenti nella sanità pubblica è passata dal 66% rilevato da Demopolis a febbraio all'80% di oggi. È un preciso promemoria per l'agenda del governo e delle regioni. Siamo in chiusura, grazie Antonio Padellaro, grazie Maurizio Belpietro, siccome tu sei direttore anche di Panorama, questa è la copertina del prossimo numero, Turista Zero, a proposito di emergenze economiche del nostro paese. Grazie Gianrico Carofiglio, ricordo che il suo ultimo libro, La misura del tempo, è candidato al premio Strega, e io adesso vi lascio a Piazza Pulita con Corrado Formigli, che ricostruisce la lotta dell'Italia contro il virus e ne emerge un quadro di un paese completamente trasformato che cerca di ripartire. Noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Grazie.